Mister, buonasera. Partiamo da finale di gara. La contestazione della curva Nocera, gli applausi di questa sera, pace fatta. Questa è la notizia più importante. Ed è quello che volevamo, perché c'era dispiaciuto che la squadra non fosse piaciuta venerdì a Nocera e quindi avevo chiesto ai ragazzi una grande prova d'orgoglio, di carattere, per dimostrare che comunque nelle 9 precedenti gare la squadra aveva sempre dato tutto e che un incidente di percorso può anche capitare, ed ho avuto la reazione che volevo, quindi devo fare i complimenti e ringraziarli, perché oggi contro un'ottima squadra, perché il Gubbio si è dimostrato una grande squadra, grande solidità fisica, anche un'ottima qualità, quindi non era facile venirne a capo, e quindi li ringrazio perché veramente oggi mi hanno dato tutto quello che potevano dare. Massimo, 3 punti che in qualche modo valgono doppio, innanzitutto perché questo era uno scontro diretto e soprattutto perché a mio modesto avviso avete vinto contro la migliore squadra vista dal quartetto. Sono d'accordo, proprio per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho detto che questa vittoria ci deve far capire comunque quale deve essere sempre il nostro approccio e la nostra determinazione. Poi sappiamo di avere nelle nostre corde anche della qualità che nei momenti della gara riusciamo a mettere in pratica. Il Gubbio aveva subito solo 5 gol, ne ha presi 2, ne poteva prendere anche qualcun altro, dimostrazione che comunque riusciamo sempre ad essere offensivi e creare delle situazioni importanti, ed oggi siamo stati bravi soprattutto tranne i primi 10 minuti dove i ragazzi erano un po' tesi, non siamo entrati subito in partita. Dopo l'errore lì di Izzo che abbiamo rischiato grosso, la squadra è venuta fuori e abbiamo iniziato a giocare e da lì abbiamo fatto una grande gara. Guarda caso con un tiro da lontano, finalmente abbiamo iniziato a farlo i ragazzi. Abbiamo fatti tanti oggi, con Bianco, con Angiulli, è quello che avevo chiesto ai ragazzi, vi ho fatto vedere il gol che aveva fatto Ibrahimovic, il gol che aveva fatto ieri Hiller, ho detto che bisogna provare, poi si sbaglia, pazienza, non bisogna aver paura di prendere i fischi, è il nostro mestiere, bisogna provare, si sbaglia, amen. Massimo, la grande qualità che ha dimostrato la Regina, che soprattutto nel secondo tempo, quando il vostro ritmo è un po' calato, il Gubbio effettivamente ha fatto la partita a creato, avete anche saputo sostituire la grande squadra senza battervi. Volevo chiederti questo e poi volevo chiederti cosa rappresenta più che sotto la curva quell'abbraccio che vi siete dati in questo campo. Ma per rispondere alla prima domanda, mi è piaciuta la squadra come è riuscita comunque a rimanere compatta senza soffrire, perché almeno la sensazione che ho avuto io dalla panchina è che la squadra si è giustamente abbassata di quei 20 metri, però nello stesso tempo non ha dato grandissime occasioni, ci sono state 2 sbavature difensive che hanno permesso al Gubbio di poter crearci dei grattacapi, ma per il resto l'abbiamo gestita molto bene e con maggiore lucidità avremmo potuto anche fare qualche contropiede in più e concludere in maniera più incisiva. Alla fine comunque l'abbiamo chiusa, il calcio di rigore credo nettissimo, e poi gli ultimi minuti sono stati insomma di gestione, nonostante loro con un omino hanno cercato in tutti i modi comunque di accorciare. L'abbraccio credo è la dimostrazione che questo è un grandissimo gruppo. Che se ne dica o che qualcuno pensi, l'ho sempre detto dal primo giorno di ritiro, ho un grandissimo gruppo e oggi ne è stata la dimostrazione, perché hanno voluto fortemente questa vittoria, hanno voluto fortemente fare questo tipo di prestazione e l'abbraccio finale è solo l'ennesima dimostrazione. Mi lego di Dollastis, non c'è nessun caso Biancolino. Assolutamente, chiarisco, Biancolino mercoledì o giovedì ha fatto un'ecografia di controllo, perché io lo vedo allenare tutti i giorni, ha delle difficoltà, ho detto dottore vediamo un attimino, l'ecografia ha evidenziato ancora una leggera, le fibre non sono ancora del tutto guarite e quindi il dottore gli ha dato 15 giorni di riposo, ok? Raffaele ha voluto comunque allenarsi, ha cercato di mettersi a disposizione a dimostrazione del grande attaccamento che lui ha per questa squadra, però io devo fare delle scelte, io ho bisogno, soprattutto per questo tipo di gara, io avevo bisogno di uomini al 100%, ok? Biancolino è venuto allo stadio, è venuto a vedere la partita insieme al direttore sportivo Enzo De Vito, a dimostrazione che non esiste in nessun caso Biancolino. Sì Massimo, perché dopo però... Dopo che l'avete creato voi, se ci davate sì. Questa lista convocata... Allora, sì. mi assumo la completa... Semplicemente, in questo caso ne abbiamo parlato, perché siamo usciti e
Allora, mi assumo la responsabilità, però per come ero abituato, io faccio la lista dei convocati, la do a Cristian, segretario, ok? Faccio la conferenza stampa, vado via e loro poi fanno quello che vogliono. Io non sto a chiedere, a pensare, eccetera, eccetera. Dalla prossima conferenza stampa, prima che io mi siedo, avete già la lista dei convocati, così evitiamo problemi. Però Massimo, comprenderai che ovviamente la mancata convocazione significa, in qualche modo potrebbe aver significato un'esclusione di Biancolino dal gruppo, al di là della partita che sicuramente non avrebbe giocato. Volevo che il gruppo fosse pienamente concentrato sull'obiettivo, ok? Ho portato solo 18 giocatori. È una scelta che io faccio perché valuto il momento, leggo il momento e mi comporto di conseguenza. Sono fatto così. Credo che l'allenatore abbia il dovere di fare questo. Tutto là. Mister, questa è la dimostrazione oggi che qualche critica costruttiva fa sempre bene. Ti chiedo, è una squadra che va ogni tanto bastonata oppure bisogna sempre usare la gara? Allora, io ho sempre detto, e lo ribadisco, e mi dovete credere, accetto le critiche costruttive, le valuto, faccio tesoro e naturalmente vado avanti, ok? È una squadra composta, giocatori di grande esperienza, giocatori che si stanno affacciando per la prima volta a palcoscenici importanti, quindi bisogna saper gestire le situazioni. Non c'è un metodo certo, ok? C'è il momento in cui devo usare il bastone, c'è il momento in cui c'è da usare la carota. Cerco col dialogo, di portarli dalla mia parte e fargli capire determinate cose. Poi quando capisco che è il momento di usare un altro comportamento, mi adeguo di conseguenza e... Mister, mi viene una curiosità, telegrafica e tecnico-tattica, lei ha fatto il pari di sostituzione azzeccata perché si è provocato di gol. Pari di questo non avevo messo le seconda metà. A questo punto, diciamo, poi può essere impiegato anche per il futuro. Allora, naturalmente cambiando modulo, gli esterni sono quelli che sono stati più penalizzati, no? come impiego. Catania credo che quel ruolo lo possa fare molto bene. Bariti, naturalmente a 20 minuti, credo mancassero 15-20 minuti dalla fine, con tanto spazio alle spalle, ho cercato di sfruttare soprattutto la sua grande percussione, la sua grande velocità, mettendo Eric, che comunque era molto stanco, magari più sul mediano basso avversario. E quindi sto provando sia in allenamento che a volte nelle partitine del giovedì a farlo giocare anche da trequartista, perché sto cercando di trovargli naturalmente una collocazione, essendo un ragazzo che comunque dal punto di vista tattico è molto duttile, si sacrifica molto e cerco di sfruttare quelle che possono essere le sue caratteristiche. Soprattutto è uno che ha grandissima velocità e grandissima tecnica, soprattutto in velocità, e oggi è entrato molto bene in partita e mi ha chiuso la gara. Squadra molto più equilibrata oggi, soprattutto al centrocampo, infatti D'Angelo, Angiulli e Massimo hanno dato più equilibrio a questa squadra, infatti non abbiamo pagato come hanno scelto lo strapotere di Corabi e di altri, nel senso che la squadra è stata messa secondo me molto meglio in campo e forse questo potrebbe essere un assetto, diciamo, non dico definitivo ma quasi per il futuro, cioè, a me i tre ragazzi mi sono piaciuti molto perché hanno dato sostanza e sono ripartiti anche bene, perché sia D'Angelo che Angiulli, soprattutto nel primo tempo, si è proposto, cosa che gli avevo chiesto soprattutto negli ultimi 30 metri. È normale che le sconfitte insegnano. La partita di Nocera eravamo mancati soprattutto sulla conquista della seconda palla e sull'aggressività, quindi questa settimana su questo ci abbiamo lavorato molto, i ragazzi l'hanno interpretato molto bene, quindi tante volte siamo andati noi a mangiare l'avversario e siamo ripartiti. La Serie C è questa, bisogna saperla interpretare. A Nocera su questo erano stati più bravi di noi ed è lì che hanno vinto la partita. Mister, non per farne un caso Biancolino, perché in tribuna diciamo può andare anche il più grande calciatore, è giusto che lei ha fatto questa scelta, però forse è stata gestita male proprio la storia, perché lei ieri diceva che chi si autogestisce praticamente in questa squadra non va bene, cioè mi è sembrata quasi proprio una punizione. No, assolutamente, io parlavo in generale, veramente, no, mi devi credere, però tra le... parlavo sembrava così Biancolino, veramente
perdere un giocatore come Biancolino per due mesi credo sia un suicidio. Preferisco perderlo per una settimana o la sosta, così il ragazzo può recuperare tranquillamente e io dalla partita con Latina ce l'ho al 100%. Scusami, non ho capito. Era pronto il cambio di Angeli, se poi è stato costretto o non era così, e si è parlato a fine gara con Fabbro che si è andato via nonostante le pressioni del capitano. Non ho parlato con Fabbro, Gianluca l'avevo fatto riscaldare giusto per tenerlo caldo, per eventualmente avere qualche altra opzione, però Bariti è stata la mia prima opzione perché avevo bisogno di gente che mi attaccasse alla profondità. Scusa, Bianco? Bianco ha avuto un risentimento al flessore e poi ha preso una trambata, scusate il termine, era rintontito. Sì. Le volevo chiedere di Arreda, il giocatore che penso che la Regina non può farne a meno, ecco, oggi ha risposto all'appello. Che considerazione ha Massimo Rastelli di Arreda? Io ho una grandissima considerazione di Eric, perché so ci sono momenti e momenti. C'è il momento in cui il ragazzo deve fare una crescita perché ha fatto una grande partita a Carrara. Poi ho fatto una scelta, giusto o sbagliata, ok? Contro la Paganese. È entrato, si è fatto cacciare fuori, due giornate di squalifica. Le altre volte che è entrato non mi ha dato quello che volevo. Significa che i ragazzi devono dare continuità in allenamento e in gara. Se sono 5 minuti, 5 minuti mi deve rispondere. Io vedo tutto, dal primo giorno fino all'ultimo. Non penalizzo nessuno. Per me Eric ha delle doti straordinarie. Ma non devo crederci io, ci deve credere lui. E oggi ci ha creduto. Io ci lavoro, ragazzi, io lavoro su tutti, nessuno escluso. La dimostrazione che bene o male non c'è nessun giocatore in affatalini in questa squadra, tutti bene o male hanno il loro momento di gloria o comunque di essere utilizzati. Questo secondo me è la nostra forza. Fabbro, perché era così arrabbiato uscito dal campo? Se ve l'ha detto, non lo so, non me ne sono neanche accorto, vi chiedo scusa, non posso, glielo chiederò martedì.